Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questioni italiane, non strane, perché certo. Questa settimana, anzi la settimana scorsa, il weekend scorso, è stato dominato dal tema del complotto. Di nuovo l'idea che ci siano delle forze che remano contro questo governo, lo spread, l'analogia col 2011, forse suggerita anche dalla morte, della commemorazione di Giorgio Napolitano, è un tema della destra. Tutto questo ha riportato un'aura che ha fatto sbottare Giorgia Meloni e dire, vabbè, tanto parlate di questo. Guarda, il complotto è impossibile, secondo me, in questa legislatura. Quindi chiunque ne parli sta dicendo un'altra cosa. Nel senso che il complotto, cioè sostituire un governo che ha una maggioranza chiara, espressa dagli elettori, evidente a tutti, guidato da una donna giovane, sostituirlo con un mamma santissima dell'economia, a parte che li abbiamo esauriti, ma alcuni, diciamo, trovandone uno che, al quale non abbiamo pensato. Io ho una mia candidata che è Veronica De Romanis, che è donna ed è competente in economia, lo dico da anni, e potrebbe però anche fare un complotto per Veronica De Romanis è troppo. Quindi sostengo che per questa legislatura non si può fare complotto, quindi che porta un governo come quello. Quindi Meloni sa che se ci fosse una crisi per qualunque ragione si va alle elezioni politiche anticipate. Allora, quelle sono possibili. Elezioni politiche anticipate anche prima delle europee, quelle io le ritengo possibili, in alcune volte addirittura probabili, ma complotto per fare i governi così solo con Veronica De Romanis. Ma non sostenevi